Sa, prova, sa, sa. Vai, piccola lacrima, vai, piccola lacrima, dai, scava nell'anima, dai, parlami all'anima, che questa storia capirà. Piccola lacrima è quando ti ritrovi solo con te stesso, quasi che ti vergogni un po' anche di te, dove puoi piangere e nessuno ti vede. Sei onesto con te stesso e puoi dirti: ok Aldo, è dura, ma ce la puoi fare. Ripensi alla tua storia e sperare che qualcosa cambierà. Ovviamente devi rialzarti da solo e con le tue forze, perché nessuno lo farà per te. Piccola lacrima è nata a febbraio, di solito quando mi viene un'idea per un testo o per una musica la scrivo sul cellulare o mi faccio un appunto vocale. Poi passano i giorni, settimane o anche mesi, vado a rivedere un pochino le note e le memo vocali e ritrovo delle buone idee, delle volte anche no, delle schifezze, quelle le butto, però alcune cose rimangono e sono buone. Mi trovavo in bagno a casa dei miei nonni, dove ho vissuto per tanti anni. Guardavo le pareti invecchiate, ingiallite dal tempo e pensavo che se avessero potuto parlare, se qualcuno le avesse sapute ascoltare in silenzio, avrebbero potuto raccontarti tutta la mia adolescenza e gli avvenimenti che in qualche modo hanno ostacolato i miei desideri. Nelle mie canzoni ho lavorato in totale solitudine, principalmente di notte, cercando di far luce su me stesso e la mia musica, da qui poi il nome d'arte Il Faro. Lavorare solo è la mia dimensione migliore perché riesco ad esprimere la parte più vera di me. Il suonare tutti gli strumenti, lo scoprire nuovi plugin musicali, registrare le voci, i controcanti, le chitarre, fare il missaggio. Forse sarei stato un buon ingegnere del suono. L'ostacolo maggiore è prendere le decisioni perché non hai nessuno con cui confrontarti e quindi o diventi troppo indulgente con te stesso o super critico. Per me vale sempre più la seconda. Forse con questa canzone, come del resto con tutto il progetto Libera, sono stato troppo vero, troppo nudo, troppo personale, ma era quello che dovevo fare per cominciare dopo tanti anni a raccontare me stesso e a prendere in mano il discorso delle mie canzoni inedite, totalmente soffocato per mancanza di autostima. E quindi dovevo mettermi completamente a nudo per superare questo scoglio. Piccola lacrima farà da apripista all'LP Libera volume 2, l'album che chiude il mio progetto musicale iniziato 2 anni fa. Ho separato le canzoni perché questi nuovi pezzi sono nati tutti qui nel mio nuovo studio, piccolino, molto intimo, soprannominato la bottega musicale, proprio per la sua intimità, come una piccola bottega di un sarto di una volta, che realizzava le sue cose in totale silenzio e solitudine. Ora che ho 12 pezzi miei inediti incisi, comincerò a pensare ad un discorso di live. Io ho il terrore anche delle dirette su Facebook, quindi per me il live sarà veramente un duro scoglio da superare.
però è importantissimo farlo e cantare dal vivo, perché secondo me queste canzoni rendono molto di più davanti ad un pubblico, anche perché sono totalmente concentrato sull'interpretazione e non devo pensare alla registrazione, alla gestione di tutto quanto il progetto con il computer. A me l'unica cosa che mi andava e che volevo fare era di suonare, era di cantare.